Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video, o meglio, benvenuti in questo nuovo Streghouse, la serie di vlog dedicati alla mia nuova casa. Quindi sì, alla fine ho optato per Streghouse perché mi piaceva troppo, c'era troppo bello. Quindi complimentissimi a chi aveva proposto per primo Streghouse. L'avete proposto in un po', quindi non so effettivamente chi sia stato per primo, però chi è stato per primo sa di essere stato per primo e quindi insomma, complimenti a te. Oggi raga è il giorno. È il giorno perché oggi devo ufficialmente scegliere la cucina. Non posso più rimandare, niente più scuse, niente più ma se. Oggi si sceglie la cucina. Io sono abbastanza agitata per questa situazione, ma devo farlo. Per il resto vorrei dirvi che sono cambiate un sacco di cose dall'ultima volta che ci siamo sentiti in merito alla casa, ma in realtà no. Infatti, ridiamoci sopra, ragazzi, perché ormai è meglio riderci sopra, non mi hanno ancora attaccato la luce. Sono andata in sede dell'Enel a chiedere qualche chiarimento, mi hanno evidentemente ricoperta di cazzate. Dovevano attaccarmela 3 giorni fa, non l'hanno ancora attaccata, quindi io sto per incazzarmi seriamente. Vabbè, ormai siamo nel weekend, quindi non si può fare molto. Lunedì chiamerò perché il tizio mi ha detto: no, non venire qua in sede, ti do il numero, ti do il tuo codicino lì da riferire e parli al telefono. Non lo so, raga, io sono sempre un po' scettica a fare queste cose telefonicamente perché puntualmente non si risolve mai nulla, però insomma proverò e vedremo se riesco a risolvere questo problema perché senza elettricità non si possono fare i lavori e se non si possono fare i lavori io non posso entrare in quella casa e io questa casa qua attuale la devo abbandonare tra 3 mesi, quindi vediamo di sistemare le cose. Comunque, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo. Ma prima pranzettino, perché io ho fame, tanto per cambiare. Ho fame, mamma, ho fame. Ho così fame che mi mangerei un elefante intero. Però non voglio andare al Burger King, io. So, voglio tipo di piadina. Non lo so, raga, adesso vado a vedere cosa c'è e decido, però penso che opterò per una piadina. Alla fine ho vinto io, piadina, anzi per l'esattezza rotolo. Con mozzarella, rucola, funghi e melanzane. Mi stavo dimenticando. E poi, che fai, te ne privi del dolcettino alla Nutella? Eh no, eh no. Molto molto buona. Mi ha fatto vedere tutto il giro la foto che mi ha fatto. Eh? Me lo sei tolta lavoro per l'umiliazione. Devo da fare il ritiro del 2000. Finisce lei. Se vuoi finire tu. Cos'è quella cosa? GoPro. Sì, ma non mi inquadrare. Saluta YouTube. Ciao! Però tagli sto pezzo, no? Fidati. Eccolo. C'erano i cavalli, i pony, i sassi, le luci. Che carini, però mi sembravano un po'. Cioè, il cavallo no, era abbastanza tranquillo. Però il pony mi sembrava un po' spaventatino, poverino. Vabbè, comunque, adesso si va seriamente a scegliere la cucina, basta distrazioni. E ho comprato una cosa che ho qui, poi ve la faccio vedere quando arrivo a casa. In realtà sono entrata da OVS per comprare una cosa e sono uscita comprando tutt'altro, che è un po' la storia della mia vita. E tra l'altro dovevo prendere il famoso mascara che ancora sto aspettando dal calendario dell'avvento. Però appunto sono entrata e il mascara che utilizzo io non c'era. E visto che il mio non è ancora proprio finito del tutto, mi sa che aspetto e quasi quasi farò un mega A 3 km prendi l'uscita verso ordine. Moncalieri, Torino Centro. Ok, farò un mega ordine da Cosmetic for Less perché quando avevo fatto la collaborazione con loro mi ero trovata super bene con tutti i prodotti che avevo preso, quindi mi sa che farò un bell'ordine da lì e faccio prima. Comunque ora direzione, come si chiama quel posto? Mondo Convenienza. E lo so, raga, che adesso mi direte: ma era meglio IKEA, ma era meglio questo. Beh, io mi sono fatta un po' di conti, un po' di cose, un po' di pro, un po' di contro e alla fine ho optato per Mondo Convenienza. E mo ragazzi, non si scherza più, non si scherza più. Ora io entrerò e quando uscirò avrò ufficialmente scelto la mia cucina. Ragazzi, pregate per me affinché vada tutto bene, poi vi aggiorno. A dopo. E si è fatta notte, raga, non, cioè, non vi dico neanche quante ore
ho passato lì dentro. Comunque adesso devo fare ancora un paio di cose e poi comunque vi spiego tutto per bene, non vi preoccupate. Rieccomi a casa, sono molto molto euforica e non vedo l'ora di farvi vedere più o meno come la cucina. Però prima, come potrete notare, sono andata a fare la spesa. E visto che l'ultima volta, quando avevo fatto lo svuota la spesa, vi era piaciuto un sacco, ho detto vabbè, non è sta gran spesa perché non ho comprato 200.000 cose come l'ultima volta, ma comunque pensavo di mostrarvi cosa ho comprato, visto che appunto l'ultima volta vi era piaciuta come idea. Partirei dalle cose da mettere nel surgelatore, perché sennò mi si sciolgono. Ho preso logicamente le mozzarelle impanate, perché sapete che, come vi ho detto, sono la mia ossessione, quindi non posso vivere senza. Poi minestrone, lo so, per alcuni di voi potrebbe essere una blasfemia comprare il minestrone surgelato, io lo compro così e lo mangio così, perché di farmelo in casa con tutte le verdurine per bene, no, anche perché, come già spesso vi ho detto più volte, faccio fatichissima a trovare lì delle verdure non confezionate, quindi sfuse, e dovrei comprare ogni verdura singolarmente nel suo sacchettino di plastica super incelofanato. Faccio prima a comprarmelo così, lo so, non è come avere le verdure fresche, ma raga, quasi tutti i pro sono a favore di questo super minestrone surgelato, che comunque a me piace un botto. Poi, ultima cosa se non sbaglio surgelata, sì, questo. Raga, io non ho resistito, è lo strudel di mele e io vado matta per lo strudel di mele. Da piccola non mi piaceva per niente, infatti anche quando lo faceva mia madre non mi piaceva. Poi non so cosa è successo, ora ne vado matta. Non sarà logicamente come quello di mia madre, lo sappiamo già tutti, però insomma secondo me sarà buono, perché alla fine è mela cotta con la pasta sfoglia. E cosa ci saranno? I pinoli, la cannella, forse qualche altra frutta, l'uvetta, vabbè, tutta roba che comunque mi piace. Bon, poi ho preso due pani, nello specifico queste baguette ai cereali con dei semi, come si chiamano? Baguette con cereali e semi, raga. Meglio di così non potevo dire. E vabbè, e su questo andiamo sul sicuro, perché la baguette è sempre mega buona. Poi i cereali, secondo me, ancora di più. Poi, come vi dicevo, ho fatto mega fatica a trovare verdure sfuse che non fossero già nella plastica, quindi ho cercato un po' di accontentarmi di ciò che c'era e ho preso queste, che non so, raga, quanti chili saranno. Sono praticamente delle coste, ma sono tantissime, ragazzi, cioè mi sembra di aver comprato la foresta amazzonica. Il discorso delle bustine di plastica biodegradabile del Lidl ve l'ho già fatto altre volte, quindi spero che non sia necessario ripeterlo. E per fortuna che mi piacciono, perché sono veramente tantissime. Poi ho preso un finocchio che mi piace, ma non è proprio la verdura che più mi fa impazzire in assoluto, cioè è difficile che io la vada a comprare, però ripeto, veramente non c'era verdura sfusa, cioè quella che mi piaceva era tutta già implastificata e ho preferito non comprarla e prendere il finocchio, anche se proprio non è la mia cosa preferita, diciamo, ma comunque lo mangio. Poi ho preso, e mi viene da ridere, e ora capirete perché, delle carote, che solitamente le trovo già confezionate, oggi le ho trovate sfuse, quindi ne ho prese tre, ma vorrei farvi notare che carote sono. Raga, cioè, che cos'è? Non pensate male, ragazzi, non pensate male. Questa è la dimensione di questa carota. Cioè, questa verdura viene da Chernobyl, evidentemente. Vabbè, poi stando sempre in tema verdura, ho preso, ahimè, confezionata, ma sapevo come altro fare, dei ravanelli, quelli qui, che mi piacciono molto nell'insalata. E come insalata, purtroppo sempre nella plastica, è la rucola, che è la mia insalata preferita in assoluto. Devo aver sopravvalutato la capienza del mio frigorifero, perché sto giocando a Tetris praticamente, non ci sta già più niente. Finiamo di tirar fuori le cose che vanno nel frigo, così cerco di incastrarle tutte. Ma vabbè, qua urlano, pace. Altra cosa che va in frigo, vabbè, il burro, niente di che. Questi che sono i passatelli, e io li ho mangiati in brodo e sono veramente buonissimi. Ultima cosa che va in frigo, anzi no, penultima, sono questi gnocchi qua. Non lo so, sembravano un pochettino più fatti in casa, più, non lo so, più buoni. Infatti si chiamano gnocchi di patate fresche cotte al vapore. Non li avevo mai provati, quindi li proverò. Ultimissima cosa che va in frigo, ho preso questo succo di frutta. Anche se appunto non tendo a comprare cose nelle bottiglie di plastica, bla bla, lo sapete, però io in questi giorni sto mangiando veramente malissimo e ripeto, siccome ho fatto fatica a trovare frutta e verdura sfusi, soprattutto di frutta non c'è praticamente più niente, ho detto vabbè, non è proprio la stessa cosa, però mi compro un succo di frutta, e questo qua è 100% arance, quindi è senza zucchero, senza niente, insomma è super naturale. Ultime due cose che ho preso e poi abbiamo finito, il mio solito chilo di pasta, penne rigate normalissime, semplicissime, nulla di che. E ragazzi, ho preso
che tra l'altro si è anche aperto qua sotto, porca vacca, il couscous. Io, raga, non ho mai provato a cucinare il couscous. Me ne sono resa conto prima, quando appunto ero di fronte a questa confezione. Ho detto, perbacco, perché io non ho mai cucinato il couscous? Mi è capitato di mangiarlo, ma mai di cucinarlo. Quindi l'ho preso e mi cercherò qualche ricettina interessante da fare. Quindi, raga, la mia spesa di oggi finisce qua. E però adesso vi faccio vedere la cosina che ho comprato da OVS, che vi avevo accennato prima. Eccoci, allora, a parte che l'ho comprata perché c'erano i saldi e io non lo sapevo neanche, sinceramente. E infatti questa cosa l'ho pagata 6 euro, altrimenti cioè non l'avrei neanche presa. Ed è, già vedrete questo rosa, un body così, appunto rosa con la M di MTV zebrata. L'avevo già visto appunto quest'estate e mi ispiravo un botto, però dicevo non lo so perché dovrei spendere soldi per una cosa che alla fine cioè non è che proprio mi serva. Però appunto adesso che era scontato a 6 euro ragazzi, ben 6 euro, ho detto vabbè a sto punto me lo piglio visto che mi piaceva. Non l'ho provato e ho preso una M, ero indecisa se prendere una S o una M. Quindi boh, spero mi vada bene, facciamo che me lo provo e lo scopriamo subito se mi va bene oppure no. Rieccomi, parliamo del discorso cucina. Ho scelto la cucina, quindi la cucina c'è. Ovviamente sarà la cosa che poi mi spediranno a lavori ultimati, perché ovviamente devo rifare tutto, quindi intanto la fermo e poi quando avrò finito i lavori me la spediranno e me la monteranno e vi faccio vedere il disegno del progetto. Allora, eccolo qui. Adesso non so quanto si capirà da questo disegnino, comunque appunto è una cucina così lineare sulla parete, quella più lunga che è la parete da 4,21 m. Di qua c'è un'altra prospettiva dove magari si capisce un pochettino meglio. Adesso cerchiamo la mail, così vi faccio vedere proprio il progetto. Sono contenta più che altro perché sono riuscita alla fine ad avere la cucina come volevo io fin dall'inizio. Ok ragazzi, si vede un po' strana, non rende benissimo a vederla dal progetto, però almeno vi fate un'idea del colore. Ok, eccoci qui, praticamente il colore sarà questo, ghisa con legno chiaro. Se lascio andare lui inizia a girare così e quasi sbocco, porca di quella vacca. E niente, quindi qui ci sarà la lavastoviglie, qui c'è il doppio lavello dove vabbè hanno dimenticato di mettere il rubinetto, ma logicamente ci sarà. Qui c'è il piano induzione, qua sotto il forno, quindi come potete vedere insomma una cucina proprio normale, basica, ma molto bella esteticamente secondo me appunto per i colori. Quindi ragazzi, questa sarà la mia cucina. Come vi ho detto, non guardate troppo il progetto com'è, perché veramente sembra una cosa molto brutta e molto tutta piccola incastrata lì. In realtà sono appunto 4,20 m di cucina in un'area molto luminosa e ampia. Qua sembra molto chiuso, molto soffocato. E niente, non vedo l'ora di vederla installata nella mia nuova casina. Direi che il vlog di oggi, o meglio lo strega house di oggi, può concludersi qui. Vi chiedo di lasciare un bel like a questo video se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Scegliamo un bell'hashtag della fine da scrivere nei commenti. E l'hashtag della fine potrebbe essere, oh ce l'ho, hashtag ce la stai facendo, per collegarci all'ultimo stregaus. Quindi hashtag ce la stai facendo, scriviamolo nei commenti. Vi ricordo che in descrizione vi lascio il link per potermi seguire su Instagram, il link per potermi seguire su TikTok e il link per potermi offrire un caffè virtuale su Ko-fi. Io vi ringrazio tantissimo per essere rimasti con me anche in questo video e noi ci vediamo al prossimo, ciao! Tan tan tatara tan tan tatara tan tan tatara tan 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 tatara tan tan tatara tan tan tatara tan 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 tan.